volevo sottolineare prima di tutto la scelta della location che decentra un po' il flusso di persone, non solo appassionate, ma che sicuramente avranno il piacere di fare una passeggiata al Poetto in serata, perché il Poetto riqualificato è veramente una gioia per tutti, non solo per chi lo utilizza per lo sport, soprattutto perché si potranno utilizzare i mezzi pubblici, non solo il parcheggio che è molto ampio nelle vicinanze. Ricordo che il CTM ha messo a disposizione, oltre le linee che ha potenziato, sono ben 5 o 6, c'è anche la linea blu notte, proprio dedicata esclusivamente alla zona del Poetto, che addirittura effettua l'ultima corsa alle 3:30 del mattino. Quindi penso che chiaramente la fermata, il capolinea è Piazza Matteotti, quindi raggiungibile da tutti i punti della Sardegna, e ringrazio veramente per aver invitato le cantine di tutto il territorio sardo, perché Cagliari è proprio una vetrina per tutta la Sardegna, e questo a noi fa sempre molto piacere. Il sindaco è sempre, come dire, molto per questi eventi che fanno di Cagliari un po' proprio il capoluogo, come sì. Siamo non solo della città metropolitana, ma di tutta la Sardegna, e quindi l'ospitalità e l'accoglienza che ci distingue sarà sicuramente poi riversata negli organizzatori, ma in tutta la città, perché poi è l'occasione, non solo diventa un attrattore l'enoturismo, ricordo che è uno dei driver principali di tutto il turismo italiano, non solo sardo, quindi noi dobbiamo cavalcare questa onda, e penso che lo stiamo facendo molto bene. Le cantine sarde sono attivissime, ogni giorno io ricevo un invito per andarle a visitare, andare a degustare il vino, proprio perché deve esserci questa cultura del vino, che poi porta anche alla cultura del cibo, alla cultura dell'enogastronomia locale, che è di ottima qualità. Mi fa piacere che abbiate invitato comunque per accompagnare la degustazione dei vini anche chiaramente una rappresentanza di questa nostra enogastronomia di qualità. Abbiamo aggiunto cantine nuove di diversi territori, soprattutto del Nord Sardegna. Infatti ci saranno cantine della zona del Nuorese, della zona del Sassarese e anche del centro Sardegna. I tipi di vino presenti sono vari, dal Carignano del Sulcis, il Vermentino, Monica e Bovale. Le cantine presenti sono tra le più importanti della Sardegna, a cominciare dalle cantine Argiolas, i Carignano del Sulcis, Meloni Vini, che rappresenta la zona di Cagliari, insieme alla zona del Parteolla, dove ci sono diverse aziende partecipanti, tra cui Ferruccio Deiana, Gino Massidda. Comunque diciamo che sono circa 25 le cantine partecipanti. Ci sarà chiaramente anche del food, ma non sarà, come dire, dedicato ampio spazio al food, ma giusto l'essenziale, perché noi vogliamo che l'attore principale di questa manifestazione sia il vino. Per cui ci saranno dei food truck lungo la passeggiata di Marina Piccola, ci sarà anche della musica itinerante, niente di chiassoso, ma semplicemente un gruppo non amplificato, sono dei giovani jazzisti cagliaritani che fanno parte del triennio jazz del conservatorio, che lungo la passeggiata di Marina Piccola appunto faranno questi viaggi itineranti con un po' di musica. Ecco. Ovviamente ci saranno le degustazioni guidate a cura della Fondazione Italiana Sommelier. Noi creeremo delle vere aule a cielo aperto dove si racconteranno i vini, quindi tutte le peculiarità dei prodotti che saranno esposti lì verranno rappresentati e fatti degustare a cura della Fondazione Italiana Sommelier. Poi altre particolari novità di questa edizione: abbiamo aumentato il numero di casse all'ingresso, che l'anno scorso abbiamo avuto qualche difficoltà a causa dell'afflusso importante di partecipanti, quindi ci saranno 4 punti cassa in modo da gestire più facilmente il flusso. Ci sarà un ticket di degustazione che è di 15 euro, che prevede 6 degustazioni.
Chiaramente queste 6 degustazioni gli utenti possono anche suddividersele, nel senso che in due prenderanno 2 bicchieri e si faranno 3 degustazioni a testa.